Io sono per il sì, ovvero sono per la valorizzazione di tutti quelli che sono i patrimoni naturali di conservazione e anche di ricettività turistica e di paesaggio che noi abbiamo e che dobbiamo assolutamente difendere. Quindi non c'è nessun infringimento, a differenza di tanti che purtroppo sono obbligati per ragioni di schieramenti, di parti o di partiti a mantenere delle posizioni diverse. Noi ci stiamo impegnando soprattutto perché per noi il referendum è anche un trampolino di lancio per anche una nuova cultura, per un nuovo investimento sul territorio, perché non ci fermiamo soltanto a dire non vogliamo quell'investimento, ma siamo fermi nella proposizione di una logica di investire sul nostro territorio attraverso le risorse più importanti, più sane, dalle filiere di qualità sui prodotti agroalimentari, dai sistemi integrati di gestione dei beni museali e archeologici, ai cammini della fede, alla valorizzazione di tutti quelli che sono i patrimoni di biodiversità che renderebbero logica e naturale la partecipazione al referendum per dire non abbiamo bisogno di quello, anche se purtroppo dobbiamo renderci conto che non siamo poi tanto puliti se non riusciamo a fare la raccolta differenziata, se non riusciamo a mantenere pulite le nostre aree verdi nei comuni, all'interno delle nostre proprietà anche private. Quindi dobbiamo fare una seria analisi di coscienza. Questo referendum io ritengo che sia, al di là di una forma democratica di partecipazione per esprimere quali sono le energie che si devono produrre sul nostro territorio, soprattutto un momento per interrogarci anche se noi facciamo bene il nostro dovere da cittadini. Tra l'altro la sua esperienza può dimostrare che senza petrolio si può vivere e anzi si può creare industria, occupazione intorno alle bellezze naturali, o no? Assolutamente, perché i parchi nazionali, il Parco Nazionale del Gargano è un'area, non a caso la foresta umbra è una delle 5 foreste più importanti a livello mondiale, certificato non certo da noi, ma dagli istituti e da autorevoli fonti scientifiche mondiali. E allora se noi abbiamo questo patrimonio a disposizione, se abbiamo tutta la zona della costa, dalle falesie alle pinete che scendono sino al mare, come delle lagune di Lesina e Varano, come l'area umida di Manfredonia con l'oasi Lago Salso e la zona della steppa pedegarganica e la parte interna che è il cuore, il polmone verde, noi dobbiamo soltanto decidere di investire fermamente e convintamente in progetti che valorizzino l'uomo all'interno di questa natura. Uno di questi progetti è quello che sta portando avanti la Puglia Film Commission, che sta dirottando molta produzione sul Gargano, addirittura la foresta umbra diventa la foresta nera e una produzione tedesca. Sì, ed è importante portare anche gruppi o film che possano essere un riferimento di questa nostra terra. Lo abbiamo fatto anche noi dando le nostre strutture a film Questo è il mio paese, che hanno avuto tanta fortuna come film, come appunto fiction della RAI. Ed è importante perché se finalmente, poi tra l'altro come tante altre zone dell'Italia, si mette che il film è girato in una determinata area, noi dobbiamo, attraverso la Puglia Film Commission e la Regione Puglia, che da questo punto di vista stanno investendo bene, far risaltare ancora di più che quel faraglione che si vede dietro gli Avengers, che è quel fumetto comico molto conosciuto, debba essere identificato come il faraglione di Vieste e non confuso genericamente come veniva ad esempio fatto per l'Architello di San Felice, che era il ponte sul quale i due baci si scambiavano quei cioccolatini che conosciamo tutti quanti per essere stati accompagnatori di tante vicende nostre personali. Ecco, noi abbiamo la necessità di far identificare il nostro territorio, per cui a Puglia Film Commission, tutte le agenzie regionali, il parco, le istituzioni locali, i comuni e tutte le agenzie di promozione dovrebbero tirare tutti quanti nella stessa direzione e anche ottimizzare la spesa per avere tanti uffici di informazione che parlino la stessa lingua.